sempre dalla stessa parte mi troverai. Dove mi troverai? Sempre qui sul canale di YouTube. Oggi andiamo a vedere come poter suonare una bellissima canzone, Sempre e per sempre, di Francesco De Gregori. Ciao e bentornato, sono Adriano di lezionidichitarraonline.info. Aiuto gli appassionati di musica, in particolare della canzone, a superare le prime difficoltà nello studio della chitarra. Oggi andiamo a vedere come poter suonare questa canzone bellissima, una canzone d'amore, attraverso un arpeggio fingerstyle. È una canzone armonicamente non semplice, quindi ho ridotto molto gli accordi, ho cercato di semplificarlo in qualche maniera per farla suonare anche al chitarrista principiante. Quindi andiamo ad esaminare la canzone, e la canzone diventa come al solito il pretesto per andare a vedere un arpeggio fingerstyle. In realtà sono più arpeggi, perché a seconda degli accordi presenti all'interno della battuta, di quanti accordi, andiamo a suonare un tipo di arpeggio. Cerchiamo di capire quali sono. Nel caso in cui trovo un solo accordo per battuta, come per esempio all'inizio della strofa in cui inizia il canto, utilizzerò questo tipo di arpeggio. Andiamo a vedere che cosa vado a fare nel dettaglio. Lo vado a fare sull'accordo di Do, che è il primo accordo appunto che troviamo nella canzone. Inizialmente vado a suonare l'accordo con pollice, medio e anulare. Allora, il pollice va a prendere la quinta corda, il medio la terza, l'anulare la seconda corda. Quindi simultaneamente vado a pizzicare queste tre corde. Dopo vado ad alternare l'indice e il medio, l'indice sulla quarta corda e il medio nuovamente sulla terza. Quindi vado a fare questo fino a quando sul quarto movimento della battuta vado nuovamente a suonare medio e anulare insieme, ma senza pollice, in questa maniera, e alterno nuovamente con l'indice sulla quarta corda. Quindi adesso vado a farlo lentamente, bene. Questo è l'arpeggio che dovrò suonare quando trovo un solo accordo per battuta. Quando invece troviamo due accordi per battuta, come avviene per esempio nell'intro della canzone, dovrò cambiare arpeggio, leggermente l'arpeggio. L'arpeggio che per esempio nell'intro avrò questo, questi sono gli accordi perlomeno utilizzati nell'intro, non è esattamente quello che fa il piano nell'intro. Che cosa vado a fare sostanzialmente? Avrò nella prima battuta l'accordo di Do e di Re minore settima. Vado nuovamente a prendere l'accordo, come visto, suonando tre corde, quindi la quinta, la terza e la seconda con pollice, indice e medio, e poi vado ad alternare l'indice sulla quarta corda e il medio sulla terza, di nuovo l'indice. Ecco, questo per metà battuta. Nell'altra metà trovo l'altro accordo e faccio la stessa cosa. Però stavolta, avendo un Re minore settima, dovrò suonare l'arpeggio sulle prime quattro corde. Quindi andrò a prendere la quarta, la seconda e la prima corda simultaneamente, poi vado ad alternare la terza e la seconda corda con indice e medio. Vado a farlo lentamente. Questo tipo di arpeggio lo andrò a suonare tutte le volte che avrò
due accordi per battuta, anche nella battuta successiva avrò un Mi minore e un Fa major 7. Diverso ancora è il concetto quando vado a suonare tre accordi per battuta, e questa cosa si verifica solo un paio di volte all'interno della canzone, in cui avrò un Re minore settima, un Mi minore e un Fa mi 7. In pratica vado a suonare ogni volta tre corde simultaneamente, per il Re minore, che è il primo accordo che trovo, e lo vado a alternare con l'indice, che nel Re minore andrà a prendere la terza corda, mentre il Mi minore, che è l'accordo successivo, dovrò alternare sesta, terza e seconda corda con la quarta corda, per poi tornare sul Fa mi 7, in cui vado nuovamente a suonare le prime quattro corde, e quindi farò la stessa cosa fatta per il Re minore settima, solo che per il Fa major 7 dovrò suonare per due quarti, quindi per la seconda parte della battuta. Quindi dovrò, diciamo, allungare l'arpeggio e fare questo. Quindi alternare l'indice con il medio sulla terza e seconda corda. Vado a fare lentamente questo passaggio. Subito dopo questa battuta c'è una battuta dei due quarti in cui prosegue l'arpeggio, quindi continuo ad alternare indice, cioè medio e indice sulla seconda e terza corda. In questa maniera. Andiamo a vedere tutti gli accordi presenti. Diciamo che nella versione originale suonata dal piano ci sono parecchi accordi di passaggio. Io ho semplificato il tutto cercando di rendere la cosa più semplice, anche se poi alla fine non abbiamo pochissimi accordi da suonare. Comunque, come visto, abbiamo un Do maggiore, un Re minore settima. Puoi usare anche un Re minore se sei abituato a fare un Re minore al posto del Re minore settima, se non riesci a fare questo semibarré sulle prime due corde, sul primo tasto delle prime due corde. Con l'indice, il medio va a prendere il secondo tasto della terza corda e quarta corda a vuoto, Re minore settima. Poi abbiamo un Mi minore, un accordo semplicissimo da suonare. Poi ho utilizzato un Fa major 7 sulle prime quattro corde. Nel brano viene suonato anche un Fa maggiore, ma ho preferito in questa versione utilizzare sempre un Fa major 7, eliminando così il barré. Comunque, questo accordo va sempre bene, suona sempre bene al posto del Fa maggiore. In una circostanza, in una battuta, alterniamo questo accordo con un Fa diesis minore settima con la quinta diminuita, che è questo. Quindi passiamo da questo accordo di Fa major 7 con l'anulare sul terzo tasto della quarta corda, medio sul secondo tasto della terza corda, indice sul primo tasto della seconda corda e prima corda a vuoto. Nell'accordo successivo vado semplicemente a premere con il mignolo il quarto tasto della quarta corda. Quindi al posto di suonare l'anulare sulla quarta corda, vado a suonare il mignolo sul quarto tasto. Quindi in questo preciso frangente, quindi in questa battuta, vado a fare questo, utilizzando l'arpeggio visto quando suoniamo due accordi per battuta. Quindi per metà battuta suonerò il Fa major 7 e nella
nell'altra battuta, nell'altra mezza battuta, scusa, dovrò suonare il Fa diesis minore settima con la quinta diminuita. Mi troverò a suonare anche un Sol sospeso quarta, quindi con l'anulare vado a premere il terzo tasto della sesta corda, quarta, terza corda a vuoto, e con l'indice il primo tasto della seconda corda. Un Sol maggiore, classico Sol maggiore. In una battuta avrò anche un Do settima sul quarto movimento, questo, quindi sulla quarta pulsazione vado a suonare inizialmente l'accordo di Do con l'arpeggio utilizzato quando trovo un solo accordo per battuta. Quindi, quando mi trovo nella quarta pulsazione, vado a mettere il mignolo sul terzo tasto della terza corda e vado a suonare questo bicordo con medio e anulare su terza e seconda corda, che vado ad alternare nuovamente con l'indice sulla quarta corda. Quindi lentamente avrò questo. Quindi, come visto, è proprio un accordo veramente di passaggio. Possiamo anche non metterlo, volendo, possiamo suonare solo il Do maggiore. Poi abbiamo un Re settima ed infine un Sol settima. Questi due accordi li troviamo solo in una parte specifica della canzone. Bene, queste sono le indicazioni per suonare il brano con un arpeggio fingerstyle in una maniera abbastanza semplice. Il brano può essere suddiviso in quattro sezioni: abbiamo un intro, una strofa, uno special ed infine un finale. La strofa viene ripetuta per due volte, cambiando nel finale qualche accordo. La velocità del brano non è mai costante, ma c'è un'interpretazione, quindi a volte rallenta, a volte accelera. Se vuoi sentire l'esecuzione del brano, in cui io vado a suonare e Ilaria andrà a cantare, puoi farlo nel link qui in descrizione, o metterò il link sul primo commento del video, oppure nelle schermate finali del video. Ho tenuto sempre quell'intenzione, quindi ho cercato di riproporre quella stessa intenzione, quindi replicando un po' la velocità che si sente anche nel brano. Questo è l'adattamento di chitarra dell'intro che fa il piano. Ricorda molto l'intro di Rimmel di De Gregori. Bene, questo modo di suonare, quindi questo modo di replicare in qualche maniera il piano, l'ho suonato nell'aula privata. Quindi andremo a vedere un altro tipo di arpeggio, simile a quello visto oggi in questo video, però ecco, in una maniera tale da riproporre il brano nella versione originale. Infatti suonerò anche la struttura armonica originale, quindi con tutti gli accordi utilizzati nel brano originale. Questo lo andrò a fare nell'aula privata, se non sai di cosa si tratta, puoi cliccare qui in alto sullo schermo, oppure nel link in descrizione. Raccomandazioni finali: se ti è piaciuto il video puoi lasciare un like, se hai domande o dubbi inerenti a questo video puoi scrivermi nei commenti, se invece vuoi continuare a seguirmi non ti rimane che iscriverti al canale e attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video!